Buon pomeriggio a tutti e bentrovati per questa nuova puntata delle American Stories. Siamo nella sezione dei libri. Vi ricordo il mio nome, sono Elisa Gallina, ci siamo già visti durante tante altre puntate e questo pomeriggio abbiamo il piacere di ospitare una fanciulla che già conoscete perché è già stata ospite della puntata dei film. Benvenuta Ivana Di Stasio dei Viaggi del Delfino. Ciao Elisa e grazie per il fanciulla soprattutto. Oggi pomeriggio siamo fra donne, quindi rendiamo frizzante il pomeriggio. Vedo uno sfondo magico alle tue spalle e questo dovrebbe già anticiparci un pochino dell'area geografica che attraverso i libri, attraverso i romanzi andremo a percorrere oggi pomeriggio. Dove ti trovi? Mi trovo nella baia della bellissima San Francisco, in California, come vedi, che è la città di cui in qualche modo parleremo attraverso la letteratura questo pomeriggio insieme. Bene, quando sei stata ospite di Sara, più o meno ci hai un po' raccontato della tua passione per gli Stati Uniti, del tuo primo viaggio a New York e sicuramente ci sarà stato anche un primo viaggio a San Francisco. C'è qualcosa di particolare di cui ti ricordi o che ci vuoi raccontare come aneddoto? Certo che te lo voglio raccontare perché ci penso spesso in questo periodo, perché io sono stata a San Francisco nel gennaio del 2002, quindi era il mio primo viaggio dopo quello di New York, ma era il mio primo viaggio dopo le Torri Gemelle, quindi era a pochissimi mesi da un disastro. Ci penso spesso in questo periodo perché penso a che emozione avrò la prossima volta che tornerò negli Stati Uniti. Quindi io ricordo proprio e accompagnavo un fan trip quella volta lì, faceva freddo abbastanza e mi ricordo che nonostante il gelo, nonostante la fatica del dover camminare, dover vedere tante cose in poco tempo, come spesso succede nei fan trip, mi ricordo la gioia di tutti gli agenti e la mia gioia di poter essere tornati negli Stati Uniti e di trovare un paese che si stava riprendendo. Che aveva voglia di, siamo anche stati a New York poi in quel viaggio lì, di riospitare il turismo. Quindi io ci penso spesso in questo periodo per associazioni che potrai facilmente intuire. Credo che le emozioni quando torneremo tutti in America saranno amplificate al mille per mille. Già ogni volta che torniamo in una città che conosciamo molto bene o dove siamo stati più volte, è sempre un po' la prima volta, vero? E quindi dopo questo stacco forzato, questo fermo di viaggi e di attesa, penso che l'emozione che avevi provato quella volta lì sarà sicuramente amplificata. In più, San Francisco sicuramente è una meta magica, una meta che o piace totalmente, rapisce o difficilmente non si resta affascinati. Hai fatto una giusta osservazione perché non so se è capitato anche a te, che come me, mandi tante persone negli Stati Uniti, che San Francisco è una città che non sempre ha un impatto positivo perché qualcuno ha altre aspettative, ma quando poi si entra davvero nel vivo della città, anche fuori da Union Square, negli altri quartieri, un po' fuori, anche andando a Sausalito, spostandosi un pochino da North Beach, insomma, spostandosi un po' da quello che è il centro vero e proprio della cittadina, scopriamo una città piena di anime, piena di storia, e soprattutto da una morfologia fantastica, lo vedete qui alle mie spalle, da una morfologia assolutamente affascinante e non tipica di altre città degli Stati Uniti. E quindi io Vero. trovo che sia una città che ti resta nel cuore. Vero, l'errore che si commette spesso nel turismo, comunque nei viaggi di vacanza, è proprio sempre quello di fare un mordi e fuggi. Quindi quando si va nei luoghi tipicamente turistici si ha questa percezione parziale, no, di una città. Invece probabilmente proprio grazie a volte i film, a volte le letture o comunque i ripetuti viaggi, si ha modo, se ci si lascia andare, se ci si perde un po' in quelle che non sono le rotte tradizionali, di scoprire qualche cosa in più. Infatti, oggi pomeriggio ci racconterai di un autore che non è di San Francisco, ma che ha vissuto a San Francisco e di un bellissimo romanzo che io stessa conosco. Vai! Allora, intanto ve lo faccio vedere il libro, I racconti di San Francisco di Armistead Maupin. Armistead Maupin è uno scrittore che appunto ha scelto di vivere a San Francisco, è nato negli anni 40, lui è di Washington originario.
un attivista per i diritti gay e scrive una letteratura militante, ma quando diciamo letteratura militante non dobbiamo assolutamente pensare ad una letteratura pesante, anzi i racconti di San Francisco, che per la prima volta è uscita appunto in puntate e proprio sul San Francisco Chronicle, cioè quindi ogni settimana usciva il nuovo episodio di questi racconti di San Francisco, è un romanzo leggerissimo, anzi quasi sembra la sceneggiatura, tant'è vero che esiste una trasposizione in miniserie TV alla quale Maupin stesso ha partecipato. La serie TV, per chi volesse, la trovate su Netflix, però vi prego, leggete prima il libro. Esatto, bella anche questa idea che esiste sempre meno del racconto a puntate sui giornali, no? Di può aspettare l'uscita del giornale, Sì. della rivista per andare allo step successivo. Queste cose appartengono un po' al passato, ma sono secondo me qualcosa che ha catturato sempre di più i lettori. Non solo, ma anche perché adesso è tutto on demand, quindi quando ti serve lo vuoi, ce l'hai in quel momento, perché lo devi avere in quel momento lì. Quindi sì, è un fascino un po' vintage che forse abbiamo perso. Quindi dicevo, questi racconti raccontano proprio una delle anime di San Francisco, e per capire la città ci sono due momenti storici. Il primo momento storico è il 68, la Summer of Love, per capire quanto è stata importante non solo per la storia di San Francisco, ma per tutti gli Stati Uniti, andare ad Haight-Ashbury. Questo è lampante, chiaro e tridimensionale, perché è lì, dopo la rottura del sogno americano, dopo il fallimento della guerra in Vietnam, che comincia la liberalizzazione dei diritti, dell'amore, della tutta una controcultura che poi ha avuto un peso importantissimo a livello mondiale, non solo ha avuto dei riverberi anche qui in Europa. Poi c'è l'altro tema fondamentale per capire l'anima di San Francisco e capire perché molti si trasferiscono a San Francisco, è tutto il movimento dei diritti per gli omosessuali. Tant'è vero che e infatti la storia dei racconti di San Francisco inizia proprio nel 1976, quindi siamo a 10 anni dalla Summer of Love, quando una giovane ragazza di Cleveland decide di letteralmente scappare dalla noiosa provincia. Mi dispiace definire Cleveland così, però almeno in quel tempo così la viveva lei, l'Ohio, e di trasferirsi a San Francisco. A San Francisco finisce, lei è Mary Ann Singleton, il personaggio protagonista dei racconti, finisce in una casa molto particolare che si trova a Barbary Lane, e precisa su Russian Hill. Quindi immaginate proprio la collina con la famosa strada con tutte le curve, che si chiama Lombard Street, che è un altro luogo iconico di San Francisco. Finisce affittare in una stanza in questa casa, dove c'è Anna Madrigal, che è un'affittacamere, ma più che fare l'affittacamere, gestisce i sentimenti, gli amori, si occupa delle vite di tutti questi ragazzi. E sono gli anni in cui appunto si vive non solo la liberalizzazione del appieno, la liberazione del sesso, dell'amore, probabilmente l'uso di droghe leggere, tant'è vero che Anna Madrigal coltiva marijuana nel suo giardino e la offre come piccolo regalino di benvenuto, e anche ogni sera la lascia agli ospiti della sua casa. Ma sono anche gli anni in cui si radicano tutte le battaglie del movimento della liberalizzazione e dell'affermazione dei diritti degli omosessuali. C'è un quartiere propriamente a San Francisco che rappresenta questo momento storico, che è il quartiere di Castro, che è un quartiere assolutamente molto interessante da visitare, dove ci sono tanti avvenimenti. Non so, non voglio citare altri film e altri libri, però conoscerete tutti sicuramente il film Harvey Milk con Sean Penn, che racconta appunto uno dei momenti chiave di questa battaglia. Però, tornando ai racconti di San Francisco, il libro è assolutamente scorrevole, fatto di Molto molti gradevole, vero? Molto di dialoghi, ci sono molti personaggi, sono tante figure, molto leggero. Quindi, se ti dovessi dire che mi è piaciuto per lo stile, ho apprezzato i dialoghi, ho apprezzato i personaggi, ho apprezzato quell'aria che si respira e quel racconto che si fa della città, che è
tipico e che è propriamente significativo e rappresentativo di quella che è San Francisco oggi, anche attraverso gli occhi con cui la guardiamo noi oggi. Infatti mi piace proprio quando facciamo questi incontri, oltre, l'ho detto tante volte, poter spaziare in luoghi diversi degli Stati Uniti attraverso i libri, trovare proprio quello che è il collegamento fra la scrittura e quello che invece noi andiamo a incontrare vivendo e attraversando la città, no? Io stessa, pensando a questi personaggi che sono dei piccoli microcosmi che raccontano in parte anche loro la città, si ha veramente una chiave di lettura diversa, perché se ci limitiamo soltanto a osservare questa bellissima baia, le casette colorate e quelle che sono, diciamo, il ponte, le cose dell'immaginario classico, no, turistico, si sminuisce molto questa città, che invece nel suo profondo, se abbiamo il coraggio di esplorarla, di avventurarci, di scoprire anche a piedi o in bicicletta degli angoli diversi, vengono un po' fuori proprio in questo racconto, in questo romanzo, così come nella serie che è stata ben realizzata, perché appunto, come hai detto tu, auguri a tutti prima di leggere il libro piuttosto che andare a vedere quello che è una serie TV o un film. Il libro è pieno di riferimenti a bar, caffè, librerie, alcuni dei quali sorprendentemente esistono ancora. In qualche modo è divertente utilizzarlo proprio come guida della città, cioè si fa riferimento a un determinato supermercato dove ogni mercoledì si va per fare, diciamo, cruising, oppure per conoscere delle persone. Ci sono delle saune, ci sono delle discoteche, insomma dei riferimenti degli anni 80. Poi ci sono dei bar e dei ristoranti che esistono ancora oggi, quindi secondo me è interessante e divertente provare a fare la ricerca di questi posti, ma quello che resta sicuramente è lo spirito, cioè noi vediamo questi personaggi che si muovono all'interno della città con una leggerezza che è la stessa leggerezza, anche perché pensa che Mary Ann è scappata via, quindi ha dato un significato a questo suo trasferimento, certo. Cioè l'ha deputata ad un luogo di liberazione in qualche modo. E cosa facciamo quando noi viaggiamo? Cerchiamo questo, no? Cerchiamo degli spazi di libertà, degli spazi di movimento che sono diversi da quelli che abbiamo lasciato a casa. Quindi secondo me questo è anche un altro spirito col quale attraversare, leggere questo libro e attraversare le strade di San Francisco. Secondo te, che sei stata più volte a San Francisco, quanto è cambiata questa città nel corso degli anni? O secondo te non è cambiata mai? Perché ci sono delle città degli Stati Uniti che hanno subito delle profonde trasformazioni. Guarda ad esempio Miami, che una volta era una città, non dico malfamata, ma sicuramente era un punto di transito per quello che erano il corridoio dei Caraibi, corridoio verso altre destinazioni, e poi adesso ha assunto una sua identità, la New York sul mare, con tutti i suoi quartieri artistici, intellettuali, eccetera. Altre città non sono cambiate molto. San Francisco, secondo te? Io non penso che sia cambiata molto, perché è sempre rimasta una città molto fedele alla sua storia, molto fedele ai loghi che si porta dietro, no? Questi due loghi importanti, insomma, del tema dei diritti civili, della libertà, della città aperta, della città. È una città molto giovane, perché è piena di colline e quindi non è una città, diciamo, friendly per una popolazione un po' più adulta, per dirla sì, così. Poi anche il fenomeno degli homeless tante volte spaventa i turisti, dobbiamo anche comprendere questa cosa come un'accezione che ormai è assodata, e non solo lì, ci sono un sacco di altri posti, vedi ad esempio Denver, dove c'è la legalizzazione delle droghe e molti vanno per fare questo anno sabbatico, si ritrovano sbandati per strada. In realtà è una città vivibilissima, cioè non sempre l'equazione homeless significa pericolo, però c'è un po' questo filtro da parte nostra, no? Essere un po' prevenuti e dire: faccio 2-3 notti a San Francisco e cosa vedo? Le classiche cose. Forse questa cosa va un po' smantellata. Questa decisamente va smantellata, per questo ma anche dormire fuori un po' dalla comfort zone di Union Square, per questo ti citavo, ma tanto è vero, tornando poi al tema del nostro romanzo, per esempio a Castro quest'anno apre un nuovo boutique hotel di 12 camere, che vale la pena, diciamo, provare, insomma, anche perché
cioè esiste un trasporto metropolitano, esistono dei tram a San Francisco con i quali è facilissimo muoversi, ma anche le famose cable car che sono una delle, anche delle attrazioni, no? E poi sul tema degli homeless, proprio perché l'hai citato, sicuramente noi abbiamo una barriera culturale, ma negli Stati Uniti è un fenomeno presente ovunque, non sono assolutamente, diciamo, non sono aggressivi, sono lì, fanno parte, è un po' un problema culturale per noi, ma non, ed è questo uno dei motivi che ha creato disagio. E come ti dicevo poi, San Francisco ha anche tutta questa parte del mare, questa parte della baia che lambisce, delle colline, quindi c'è molto da vedere tutto intorno. Però no, non trovo che sia una delle poche città che rimane fedele a se stessa. Vero, questo l'ho trovato anch'io e sempre di più quando torno negli Stati Uniti, tornando a San Francisco c'è sempre questa atmosfera di déjà vu, no? Di dire sì, quello che puoi fare giustamente è cercare di spingerti tu oltre nella sostanza, diciamo, in quello che è il substrato della città, perché in realtà ha un aspetto esteriore, sembra sempre immutata, proprio anche come costruzioni, come punti di panoramici. Ritroviamo un po' le stesse cose, non abbiamo avuto le grosse costruzioni, le grosse innovazioni che abbiamo avuto in città come New York, la stessa Los Angeles o tante altre città che sono cambiate tantissimo. Però secondo me il fascino di questa città è anche un po' questo, il fatto che abbia voluto conservare questo sapore, poi la città della baia, che si affaccia su questa fantastica baia. Cioè ogni nazione ha la sua baia fantastica, vedi il Brasile, vedi il Canada e gli Stati Uniti hanno questa baia che tutti Anche ci Napoli, invidiano, anche anche dal Napoli. Golfo di Ma Napoli. tant'è vero che esiste una sorta di gemellaggio virtuale, no? Tra Napoli e San Francisco. Sì, proprio perché poi a Napoli c'è il Vesuvio, a San Francisco ci sono le colline, quindi c'è questa baia che è circondata da alture, quindi anche per questo. Sì, quindi forse di lì il mio amore viscerale per questa città. Quindi sicuramente un po' l'opera di questo scrittore, un po' i libri che ha sfornato, diciamo che hanno contribuito. Intanto si sono resi molto duttili, molto adattabili appunto a delle sceneggiature di film, ma soprattutto ha contribuito appunto con la sua opera ad avvicinare molto questo mondo un po' nascosto, no? Della città. Sì, tant'è vero che poi uno dei suoi scopi è lui chiude poi il romanzo dicendo: io mi auguro che questo tipo di letteratura arrivi a tutte le generazioni, perché ovviamente lui cerca di trattare in modo leggero e tra l'altro in anni in cui nessuno lo faceva, adesso ovviamente è diverso, dei temi che potevano sembrare scabrosi e quindi Sì, è lui li stato tratta veramente un un pioniere. precursore. Un precursore, un pioniere, ma soprattutto lui intende rappresentare l'anima della città che lui ha eletto a città di residenza attraverso questi racconti. Quindi è un, diciamo, è una guida della città sui generis. Se poi da Washington si è trasferito a San Francisco, un motivo ci sarà anche, no? Sicuramente era anche lui innamorato di questo mondo, o comunque se ne è innamorato un po' alla volta. Sì, ma poi io la consiglio la lettura perché è veramente una lettura molto leggera, molto, la leggerezza in questo momento ci serve, ma è assolutamente scorrevole, davvero, ci sono anche scene esilaranti e divertenti. Vero, molto divertente. Ma infatti sono molto contenta che questa rubrica dei libri abbia preso questo tono. Eravamo tutti un po' spaventati che la rubrica dei libri sembrasse un po' pesante, sembrasse un po' pomposa o difficile all'approccio di tutti, perché il libro non a tutti piace leggere, ovviamente, però per chi piace leggere ci sono vari tipi di letteratura, più leggera, più impegnativa, e il fatto di esplorare gli Stati Uniti attraverso delle letture così differenti rispetto a quelle che abbiamo visto anche nelle puntate scorse, ci fa vedere, secondo me, due aspetti. Uno, appunto, una differenza nella narrazione, ma anche proprio le differenze di questo paese, no? Quando siamo stati in giro con Damien, che abbiamo fatto attraversato tutti gli Stati Uniti seguendo il percorso di Into the Wild, o con Alessandro abbiamo esplorato il sud così pesante, così spesso, così ombroso. E adesso siamo in questo posto dove c'è leggerezza, ma perché
comunque ha avuto l'abilità, questo scrittore, secondo me, di trattare con una certa leggerezza, ma non troppa, anche dei temi importanti. Temi molto seri, temi molto seri anche. Quindi... E attuali soprattutto. Sì. E quindi ci porta a San Francisco con questo spirito, ed è una delle, è forse la chiave di lettura per capirla la città, per avvicinarci alla città. Bene, visto che abbiamo tutto questo tempo ancora, speriamo non troppo, che ci attende prima di poter ripartire, ci salutiamo qui con tutti quelli che ci hanno seguito, consigliamo a tutti la lettura di questo bellissimo romanzo che puoi ricordare, ecco, brava, mostrando la copertina, Racconti di San Francisco. Grazie per averci seguito, ogni volta cerchiamo umilmente di dare degli spunti e un piccolo contributo per raccontare gli Stati Uniti a modo nostro, e vi diamo l'appuntamento per una prossima puntata che sarà con le stories, la musica o i film, a seconda del calendario. Buon pomeriggio a tutti, grazie Ivana per esserci stata nuovamente, sei sempre grazie a te per l'invito, mi ha fatto molto molto piacere trascorrere questa mezz'ora parlando di letteratura con te. Molto bene. Arrivederci a tutti. Ciao.